Eccolo. Un tipo appiccicoso, nastro adesivo. Ehi, baffetto, ti chiami Mario, vero? Ho un regalo per te da parte del mio capo. Vieni qui che te lo do. E tu, specie di cartaccia, torna da Holly prima che venga lui e ti getti nel cestino. Volevate staccare quel nastro, eh? E cosa vi aveva fatto di male? Avete qualcosa contro i nastri? Cosa hai detto di mia madre? Anch'io sono un nastro, non tollero alcun maltrattamento verso quelli come me. Ora ho capito cosa teneva quei Toad appiccicati alle mura della torre. Vorrei sapere, però, chi ha dato a tutti questi articoli da cartoleria un caratteraccio come questo qui. Ehi, come ti permetti? Io sono sempre gentile con tutti, sai, ma per voi farò un'eccezione. Sto tema! È come un rinoceronte! Sento che ci divertiremo un sacco. Fatevi sotto voi due e non vi risparmiate. Ok. Per ora non c'è granché. Direi attaccarlo da dietro sembra una buona idea. Devo sapere se è nastro biadesivo o no. Perché se è biadesivo non posso saltargli sopra, resto incollato. Che discorsi, eh? Che fa fare sto gioco? Ok, perfetto, così gli arrivo dietro. Zack. Apro lo scrigno pure, quindi magari libero un qualche on. Sto tema è fighissimo! Wow, 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 wow! Oh no! Ah, ok, non mi arrivano fra i piedi. Ok, c'è il fuoco e c'è la mano. Perché c'erano così tanti pannelli in questo scrigno? Ehi, ehi, non buttare all'aria il mio sudato lavoro. Ci sono molto appiccicato. Rimetti tutto a posto. Mica posso lasciare prove in giro. Ok. Proviamo il salto, dai. Casomai rimango incollato. Oh! Well. Au! Ok. Non è nemmeno... Mi ha preso direttamente. Ora non fai più il duro senza i tuoi saltelli, eh? Ok. Ok. Non sembra facile da parare quell'attacco. Ok. Ora riproviamo la stessa cosa solo col martello. O gli diamo fuoco. Proviamo a martellarlo alla vecchia maniera. Allora. Ah, ok, ci sono tante frecce fra i piedi così, però. No, no, no. Ok, faccio il doppio dei danni così. E metto anche l'on sulla strada. Così in caso siamo pronti per prossimi turni. Bloop, flop. It's hammer time. Mmm.
5! Holy shit! L'ho un po' demolito, mi dicono. Devo farglielo da davanti ora? Sembra abbastanza distrutta la parte dietro. Sì, perché è solo il mezzo. Devo arrivare al nastro adesivo vero e proprio. Ok. Ok. Aggiungiamo tempo perché questo sarà lungo. Ok, allora. Beh, in questo caso devo cercare di avere sia l'attacco che un'azione in più per fargli gli stessi danni senza il bonus. E poi così credo che dovrebbe andare. Perché vado, lettera, non la leggo, scendo, tac, bon. Oh fuck, no. Non va bene così. Così? Così però non scendo. Così? No. No, questo voglio tenerlo. Però dopo mi resta una sola mossa per assicurarmi di arrivare al punto giusto. Forse devo accontentarmi di menarlo e basta. Ok. Il giro devo farlo sicuro. Questo devo levarlo. Ok, no, aspetta. Devo sicuro attaccarlo da davanti. Almeno è quello che voglio fare. Quindi, lavorando al contrario, per arrivare lì. Qua c'è la mano fra i piedi e la freccia fra i piedi. Se vado dritto adesso, tac, tac, giù, tac, 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 tac. Devo girare questo, ma poi va bene così? Così. Damn it. Deve essere possibile in qualche modo. Così arrivo alla piattaforma. No, non ci arrivo. Damn. Complicato questo. È che... dovrei usare le fiamme, buona. No, non ancora. Voglio arrivare qui. C'è un altro modo per metterlo lì? Cioè, anche così potrebbe andare, a dire il vero. Penso che l'importante è essere nel punto generale. Quindi cerchiamo di
Non devo essergli dritto dritto davanti. Spero. Ok, ho deciso che facciamo così. Fuck you, fuck you. Ok. Ok. Ok, gli ho distrutto. Ouch, gli ho distrutto il nastro. Da quel lato, ora devo farlo dall'altro però. Ok. Non ha la doppia azione però. Però posso usare le mani magari adesso? Tipo qui. Chissà, da davanti avrei fatto danni a entrambe le parti, forse. Però vabbè. È andata come è andata. Dovrei arrivarci così, no? Spin giù. Oh no, doppio giù mi dà così. No. Va bene doppio giù? Tac, giù giù, tac, scrigno. Nah, fuck, doppio giù non va bene. No, deve essere lì. Fuck. Anche qui probabilmente va bene, ma qui sono più sicuro. Ok. Nessuno di questi va bene così com'è. Quindi devo giocare con... Devo spostare le frecce fuori dalle scatole. Allora. Tipo così. Cosa succederebbe? Thank you.
Tosto questo, ci sono troppe frecce. Devo arrivare qui, no. Qui. Ce n'è una che mi fa andare dall'altro lato. È un casino farla arrivare qui se c'è. No, vanno tutte in quella direzione, sembra, ok. Quindi devo ruotare in questo senso per forza. Se sapessi che gli arti magni colpiscono lui in generale, sarebbe molto più tranquillo. Perché potrei farlo da ovunque. Magari mi basta fare, aspetta. Spero che non è troppo lontano così, ma se riesco a fare... Penso di riuscire a fare un giro completo se... No, non riesco. Però magari posso metterlo tipo qui. Sono troppe frecce che mandano in giù. Giù, spin. Giù e poi dritto. Sbagliato così. Mamma mia. I boss puzzle rompono il pathos? Per me no, onestamente. Rompe di più il pathos usare il tuo attacco più potente 100 volte contro lo stesso nemico per 100 turni di fila, perché è l'unica cosa che puoi fare, perché è solo una grossa spugna di PV. Non capisco perché è così difficile arrivarci così per me. E se dico fuck it, lo attacco da davanti. Sì, fuck it. Ci ho messo troppo tempo a sto punto. Non basterà, però. Almeno faccio qualcosa. È che volevo finirlo questo turno. Ah, non ci riesco.
Oh, adesso mi ci fai arrivare. Ok. Buon dì. Un po' corto come boss. No, gli sto distruggendo solo la base. Poi ci sarà il nastro adesivo effettivo. I believe. Ok. Andiamo così. Sì, mi sa che gli faceva danni ovunque. Ah!